Giornata di eventi per i 110 anni della fondazione del comune di Ponte Cagnano Faiano. Ad aprire le celebrazioni, la deposizione della corona sulla tomba del fondatore Amedeo Moscati e davanti al busto dello stesso nell'atrio di Palazzo di Città. Un'occasione per riflettere sull'identità cittadina e sulla valorizzazione di una memoria condivisa. Tendiamo a volte a perdere lo spirito di appartenenza che ci lega alla nostra comunità. A maggior ragione ai giorni d'oggi, che c'è una società più slegata, gli avvenimenti degli ultimi 2 anni ci hanno portato un po' ad allontanarci, a perdere anche le relazioni tra di noi. Giornate queste sono importantissime per recuperare la memoria storica della nostra comunità, che poi è quello che ci unisce e che ci proietta verso un futuro che deve essere sempre più unito, a prescindere dalle posizioni, dai ruoli, ma noi come istituzioni siamo sempre chiamati ad unire, ad unificare e a fare questo grosso lavoro che non può far altro che crescere la nostra comunità. Scopriamo che appunto quando nasce il nostro comune nasce proprio nel periodo del colera, quindi all'epoca non si potette neanche festeggiare più di tanto proprio perché, quindi corsi e ricorsi storici, come a dire che a volte la storia e il passato possono insegnare molto. È per questo che anche questo 110° compleanno del nostro comune di Ponte Cagnano Faiano ancora una volta abbiamo voluto far leva sulla storia, sulle nostre origini, sull'identità, sull'orgoglio di essere cittadini di Ponte Cagnano Faiano, perché voglio dire la storia ci insegna che qui ci sono state donne e uomini che hanno fatto tantissimo per questa comunità, hanno fatto battaglie, lotte, discussioni, hanno portato avanti risultati enormi e questo credo che sia sicuramente un punto dal quale noi possiamo partire per fare sempre di più e meglio. Riscopriamo il primo cittadino, Amedeo Moscati, con uno storytelling, no? Un racconto di quello che è stato all'epoca, la divisione con il comune di Pugliano, le lotte che c'erano, i motivi, le motivazioni forti, che erano quelli comunque di dare un servizio, un'opportunità anche di sviluppo economico a questa realtà. Quello che oggi dobbiamo continuare a fare da sindaco e l'amministrazione comunale è appunto questa, cioè mettere sempre al centro l'interesse dei nostri cittadini, della collettività e caratterizzare con un'identità sempre più forte questo splendido territorio. E riprendiamo a riunirci per...